Mister, avete rimandato la promozione matematica del Messina, che Cosenza ha visto? Vabbè, penso che è un piacere per il Messina rimandare la vittoria del campionato, quindi. Il Cosenza ha tenuto il campo alla grande per 90 minuti nonostante le tante difficoltà che abbiamo avuto, ci mancava anche l'infortunio di Foderaro. E nonostante tutto penso che la squadra abbia dimostrato anche oggi di avere dei valori importanti, non solo a livello tecnico-tattico ma anche a livello morale. Si può dire che il Messina ai punti avrebbe meritato il successo per il gol annullato di Corona, il palo di Ferreira, qualche occasione in più? Allora, il gol annullato non è un'occasione, perché un gol annullato significa che c'era un fuorigioco, pertanto non è un'occasione. Il Messina mi sembra che abbia avuto un'occasione nel primo tempo, mentre non abbiamo avuto due molto più limpide. Mentre il secondo tempo noi abbiamo avuto forse più possesso palla, ma ecco, venendoci a mancare un attaccante di ruolo, abbiamo avuto difficoltà nell'attaccare gli spazi, nel creare quella profondità per dare pericolo al Messina, mentre sull'unica azione in cui abbiamo lasciato uno contro uno, se non sbaglio a Ferreira lì che si è accentrato, una deviazione ha preso il palo, ma ci sta, insomma, penso che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto e non me ne voglia nessuno, perché ripeto, la differenza l'ha fatta, anche oggi l'hanno fatti i cambi, ma non perché i miei siano inferiori, per caratteristiche, quando ti puoi permettere di, senza stravolgere niente a livello tattico, di cambiare gente come Chiarì e mettere Cocuzza, i due esterni freschi, è un merito che va al Messina, come già fatti i complimenti all'allenatore e a tutti, perché hanno meritato di vincere il campionato, essendo stata la squadra, società, gruppo, nell'insieme più compatto e più forte, quindi complimenti al Messina. Valutando tutto l'arco del campionato, in cosa risiedono i 5 punti di distacco tra Messina e Cosenza? In quello che vi ho detto, l'organico alla lunga fa la differenza, la società fa la differenza.